Abbiamo visto che come ingresso sicuramente alla macchina c'è la schedulazione della produzione che è fatta dall'ARP, ma ovviamente questa attività non può prescindere da sapere le performance della macchina che sono definite tipicamente dal OEE. Seconda del come definiamo la disponibilità della macchina, avremo diversi indicatori. Il primo, il più conosciuto, è l'OEE, l'acronimo di Overall Equipment Effectiveness, che mi dà l'efficacia complessiva della macchina. In questo caso il tempo di funzionamento della macchina è quello programmato, ossia il tempo di funzionamento meno i tempi di stop programmati. Questo indicatore mi permette di vedere l'impatto degli stop non programmati sulla produzione, come il cambio utensile, i carichi manuali, i refilling di consumabili e i falder della macchina.